La seconda guancia, il terzo cucchiaino. La seconda guancia, il terzo cucchiaino, disse il pazzo, mi danno una sottile, fastidiosa nausea. Sì, quando mi faccio la barba, la prima guancia passi, ma la seconda sono triste e scazzato, sono stufo di farmi la barba e mi sale dal corpo un malessere freddo, una nausea con tensione, con echi lontani di morte. Quando metto il caffè nella caffettiera, il primo e il secondo cucchiaino passi, ma al terzo sono triste e scazzato, sono stufo di mettere caffè nella caffettiera. Poi, come fanno i pazzi, cambiò discorso. Le donne mi mettono troppa ansia, le ragazze giovani di meno. O forse mi mettono ansia anche le giovani, però sono giovani e belle, passi, sono belle. O forse c'è dell'altro, rifletté aggrottando la fronte. C'è che le ragazze un poco, generalmente, mi lasciano sognare. Le adulte quasi niente, mi inchiodano a un loro database di realtà. Guai a discostarsene, si incazzano. Le giovani in questo sono un po' più duttili. Accettano che io semini in loro i miei fiori di delirio e li lasciano germogliare per un tempo almeno. Ed è questa una gioia infinita per me. Non so, comunque, tornò al discorso di prima, non mi dica, dottore, che potrei adoperare caffettiere più piccole. Mi scazza anche fare tante volte il caffè. Non sono di quei puristi maniaci che vogliono il caffè appena fatto. Io, il caffè rimasto nella caffettiera, lo bevo anche dopo giorni. E anzi, scoprire che è rimasto del caffè nella caffettiera, quando magari già penso con fastidio di doverlo fare, è un sollievo, un alleviamento di pena, quasi una gioia. Me lo bevo contento, freddo e senza zucchero. Non perché non mi piaccia caldo e zuccherato, ma per far prima. Scaldarlo è quasi come farlo. Accendere il gas e poi un pentolino da lavare, no. Mi viene la nausea solo a pensarlo. Lo bevo freddo. E mentre lo bevo ho spazio ai sogni. La mente si allarga, immensa, un attimo sorrido.